Sicuramente l'occasione per me è ghiotta per parlare direttamente agli imprenditori di quello che, insomma, in questi anni abbiamo fatto come Camera di Commercio e tramite poi le piattaforme operative che sono più a contatto con le imprese, che sono poi le associazioni di categoria. In questo caso sicuramente con CNA parliamo in modo continuo, diretto da parecchi anni, il rapporto direi che è ormai consolidato. La Camera di Commercio di Ferrara svolge una serie di attività sui cosiddetti servizi innovativi, che poi vi farò vedere brevemente, ma ha un ruolo anche un po' istituzionale di fare promozione al sistema delle imprese, così ci dice poi la normativa, e quindi si spazia un po' in tutti i settori. Non ultimo, abbiamo anche delle linee di intervento economico su dei bandi, anche sulle nuove tecnologie, ci sono state in passato. E per alcune cose ci sono tuttora. Il mondo dove sta andando, il mondo delle tecnologie va qua, cioè noi non dobbiamo aver paura di pensare anche ad alto livello. Questo è quello che sta accadendo per il mondo, i servizi che si stanno sviluppando sul web sono in fase di continuo sviluppo e noi ne siamo attori, utilizzatori. Però abbiamo una concezione legata, ancora poco legata a quello che sono magari il business, e abbiamo visto ottimi esempi oggi di come si può vendere tramite canali internet, e una concezione del web che mi può semplificare la vita nel rapporto con la pubblica amministrazione, quello che insomma i vari ministri sbandierano come l'e-government, poi è un qualcosa ancora, secondo me, tutto da realizzare, o comunque c'è parecchio da lavorare. Il mondo dei sistemi informativi va qui, il mondo è quello un po' del web 2.0. Questa mia presentazione, non sono arrivato, ho fatto così bella figura, se non ho neanche la chiavetta, perché la mia presentazione è dentro quella nuvola, cioè ormai i dati non sono più su supporti, PC, chiavette, poi perdo la chiavetta, perdo il PC. Perdo il telefono cellulare con la SIM, con tutti i miei contatti, e mando accidenti a tutti perché non riesco a recuperare i numeri di telefono. I telefoni ormai sono sempre più dei computer, dei mini computer collegati a internet. Questo è il telefono di Google, i miei dati, i miei contatti sono dentro a questa nuvola del web. Quindi questo è quello che sta accadendo un po' nel mondo. E noi, insomma, dal punto di vista delle possibilità di crescita, abbiamo una bella sfida davanti. Noi purtroppo siamo spesso messi così, cioè i nostri uffici, le nostre scrivanie non raggiungono magari questi livelli, ma insomma la preponderanza della carta è ancora un fattore importante che frena poi anche la possibilità di avere dei benefici dalle nuove tecnologie. Il ruolo della Camera, vi dicevo, è un ruolo generale. La legge parla di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, funzioni di supporto e promozione degli interessi delle imprese, e ritengo che in questo contesto ci stia a pieno titolo il titolo di cui, scusate il gioco di parole, di cui parliamo stasera, cioè le tecnologie ICT. La mia idea, insomma, l'idea di costituire questo servizio è partita nel 99. Come Camera abbiamo avuto questo approccio di dire sperimentiamo su di noi per poi riversare anche sul sistema delle imprese ciò che si sta sperimentando. Una visione ovviamente fatta in sinergia con le associazioni, abbiamo visto la stessa logica un po' che ha permeato anche l'azione delle associazioni, per cui ci troviamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Magari noi come ente pubblico abbiamo qualche vincolo in più di carattere normativo, però insomma l'idea è quella. Siamo partiti nel 99 con questa struttura organizzativa dei servizi innovativi, abbiamo sviluppato un sito accessibile e usabile tramite strumenti open, abbiamo sviluppato un sistema di telefonia VoIP sempre tramite strumenti open. Che è stato un po' il faro che ci ha guidato in questi anni e stiamo continuamente sperimentando, abbiamo sempre un po' il cantiere aperto, ormai anche i prodotti Google sono in una beta permanente
è un po' la logica del web 2.0, è che non c'è mai un punto di arrivo, ma è sempre un cantiere in continua evoluzione. E l'idea è quella di estendere poi alle imprese le tecnologie, perché poi alla fine sono le imprese a cui noi dobbiamo fare riferimento. La grande sfida che ci vede coinvolta come Camera di Commercio è la dematerializzazione. Se ne parla da tempo, c'è troppa carta, si parla di green economy. Green economy non vuol dire solo la Fiat e la Chrysler che fanno auto a basso impatto ambientale, ma vuol dire anche usare finalmente le tecnologie digitali per tutte le potenzialità che hanno. Cioè noi ancora oggi andiamo in posta, facciamo la raccomandata cartacea, aspettiamo la ricevuta di ritorno, facciamo un fax. I più evoluti hanno il server fax, ma magari stampiamo con la stampante, facciamo una bella firma autografa, mettiamo il pezzo di carta dentro il fax. Siamo ancora abituati così, quindi le tecnologie ci sono. I cinque ingredienti di base sono questi, ma i veri ingredienti sono anche forse meno di questi. Sicuramente per stare in quella nuvola, ma comunque ci vuole la banda, ci vuole la cosiddetta banda larga, ormai si sta sempre più diffondendo. Abbiamo visto anche che in provincia di Ferrara abbiamo la fortuna di avere degli operatori locali che si sono fatti carico di questa sfida, che è una sfida spesso antieconomica, perché poi gli enti locali intervengono perché per i grossi player telefonici non c'è il business in queste aree. Ma le componenti sostanzialmente sono la firma digitale, la PEC, che sta posta elettronica certificata, la raccomandata online, sistemi web evoluti e sistemi di pagamento online. Abbiamo visto che poi alla fine per fare il business, sia tra imprese ma anche per avere rapporti con la pubblica amministrazione, come faccio a pagare la marca da bollo, come faccio a pagare un diritto, una tassa nei confronti della pubblica amministrazione, bisogna pensare anche ai pagamenti. Quindi la sfida della Camera di Commercio è cercare di creare cultura su questi temi e cercare di abbattere questa cifra enorme che penso sia una buona finanziaria o insomma del nostro paese, che sono 15 miliardi di euro all'anno a carico del sistema delle imprese per la burocrazia. La burocrazia non è che si combatte solo con le tecnologie. Però, insomma, una bella fetta verrebbe sicuramente semplificata. La firma digitale noi la stiamo rilasciando da parecchi anni, ormai ha assunto le dimensioni di una chiavetta USB, che è la business key. Con questo strumento molto semplice che io infilo in una porta USB di cui ormai tutti i PC sono dotati, non ho bisogno di lettore, di smart card, di complessità. Basta infilarla nel PC e questa funzione mi consente di firmare digitalmente qualsiasi documento con pieno valore legale. In più, io qui come impresa ho l'accesso ai miei dati ufficiali, quindi le visure, i bilanci, gli atti, totalmente gratuito. È come se io avessi nel cassetto, mio cassetto elettronico personale, tutte queste informazioni estratte direttamente dal registro imprese. In più ci sono una serie di software gratuiti, browser, strumenti di produttività tipo OpenOffice. Lo strumento è molto semplice perché noi siamo partiti i primi anni 2000, 99-2000, allora c'era l'installazione del lettore, il software, il driver, aggiorna Windows. Era un problema. Un paio d'anni fa c'è stata una pensata molto semplice, a volte le cose semplici poi sono vincenti. Tutti conoscono le chiavette USB, di fatto questa è una chiavetta USB un po' più grande, ma dentro ha una smart card, ha un lettore, ha tutta la tecnologia per produrre una firma digitale. Quindi firmare il documento, trasmetterlo in modo sicuro. Oggi dovremmo, secondo me, eliminare tutta la complessità di fare comunicazioni ufficiali tramite la carta, la posta, la raccomandata cartacea, che non ha più senso. Le riduzioni dei costi rispetto alla carta da studi autorevoli sono ben oltre il 90%. Una casella di PEC all'anno oscilla da un costo da 5 euro, proprio quelle low cost, a un 25 euro all'anno. Voglio dire che sono costi assolutamente sostenibili per le imprese.